Avvio, 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 perché non la vedo? Guarda, eccola qua, la nostra Penelope, Penelope Wengo. Come state, ragazzi? Bene, bene, Loro, non lo so, io sto bene. Tu come stai? Sei riuscita a Sì, sistemare? dai, sto benone, sto benone. Abbiamo anche la Frufru che vuole registrare con noi. La Frufru, ha la codina tutta fredda. E allora vedremo questa stesa se siete destinati a stare insieme. Siete destinati a Esatto, stare facciamo questa insieme. stesa Sicuramente pazzeschissima. per Fufu, sì, però poi non so. Cosa? Facci vedere il testimone. Facci Ah, i vedere il testimoni, testimone. è vero, è vero. Allora, abbiamo come primo testimone il fenicottero. Io adoro i fenicotteri. Quando ero piccolina, li andavo sempre a vedere al lago con il nonno e la nonna. E poi a Milano c'è il laghetto dei fenicotteri rosa. Non ci sono ancora andata, ma ci devo andare. E poi c'è la rosa di Iemanjá. E poi c'è il fermacapelli di Iemanjá. Ve lo Ah, che faccio vedere bello! meglio. Ferma capelli di mangiare è importante. Sì, Iemanjá, se lo vogliamo ricordare, è l'entità che governa diciamo le situazioni familiari, che si occupa di ristabilire la pace nella famiglia. È un'entità chiaramente della magia del culto dell'Umbanda e della Kimbanda, che noi sappiamo, perché ne abbiamo già parlato altre volte, che diciamo si invoca per poter ristabilire un rapporto di coppia efficiente quando si ha un fidanzato un po' scapestrato, oppure le si chiede di trovare, di incontrare l'amore vero. Io ce l'ho già l'amore vero ed è la fru 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 fru. E quindi Iemanjá praticamente è l'entità che si può invocare per queste cose, ma in realtà tutti gli orisha, lo ricordiamo, possono essere, diciamo, cultuati da tutti purché si seguano le indicazioni che servono per poterli cultuare, e anche senza una iniziazione. L'importante è, diciamo, capire come fare e consacrare eventualmente i soggetti delle statue. E poi vabbè, se non si ha la possibilità, comunque lo spirito è sempre aperto ad ascoltare. E quindi questi fermali e questa penna sono di Iemanjá. Noi, se volete, possiamo passare subito direttamente alla stesa. Cosa dici, Max? Ma sì, dai, così, visto che Oppure come al solito lei. volevate sapere qualcosa di Iemanjá ancora, oppure No, no? però non vorrei che poi dopo ci troviamo il telefono scarico, perché lei come al solito. Mi ha segnalato il 20% di batteria, perché come voi sapete, È una bestia. ogni tanto purtroppo io ho delle falle, Sempre, delle sempre, falle, delle dimenticanze. sempre, 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 sempre. Eh vabbè, Quando ho i miei. Non. troverai un fidanzato, lo faranno santo quello. Con i miei 8.500 anni che porto molto bene, cioè mi sembra anche ovvio avere delle piccole falle. Cioè, come fa a sopportarti uno? Come farà a sopportarti? Per sopportare Penelope è difficile. Dipende, ma io guarda, sono abbastanza sopportabile perché non rompo le palle, quindi sarà comprensivo nei miei confronti perché sarà o un dottore o uno psicologo, oppure anche un medico normale, tradizionale, con qualche laurea specialistica, oppure che altra classe di fidanzati voglio? Il ballerino. Passiamo dal medico al ballerino. E niente, allora Va possiamo bene, iniziare va le bene. nostre Il medico stese, se ballerino, volete. va bene, La frufru, la frufru, va bene. la Iniziamo, frufru. dai, iniziamo, iniziamo che vorrei Ciao, due. sono la frufru, sono la frufru. Allora, iniziamo col fenicottero. Sono un po' Ti vedo matta, eh. printata di nuovo. Speriamo che vada bene. Mi ricordo che una volta, dopo che ho girato il primo appuntamento, tanto Max poi si vedrà che si vede nella registrazione. Mi ricordo che una volta quando ho girato il Speriamo. primo appuntamento c'è stato un tipo che nei commenti ha scritto
adoro le psicofregne, nel senso che ero psicopatica, ma ero carina, e quindi psicofregna mi fa troppo ridere, psicofregna. Sì, allora. Però qua non capisco come è bloccato, tutto bloccato, però Penelope, io non vorrei mai che... Provo un po' ma secondo muoverti, me un po' si vede. Qualcosa. Secondo me a volte si succede, vede, ma perché si poi si... Poi nella registrazione però, quando trasmettiamo, si vede sempre. Vuoi che aspettiamo? Ah, non lo so, vai ancora un po' avanti, vediamo un po', speriamo bene, se no allora, ti vedranno bloccato. Allora, io inizierei con il fenicottero. Il fenicottero ci dice, allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere se siete destinati a stare insieme. Allora, chi ha scelto il fenicottero? Cosa può aspettarsi pensando alla persona che ha scelto? È destinata o è destinato a fidanzarsi, a stare insieme a lui o a lei? E in che forma? Un numero da 1 a 22. Io ti vedo sempre bloccata, Penelope, non vorrei che poi... Ah no, adesso ti sei... No, sei sempre bloccata. Direi che rifacciamo, dai, ti chiudo un attimino perché sei sempre bloccata. Ma rifacciamo dall'inizio. Eh sì, perché se no ci metto un casino di tempo a mettere il coso. Proviamo un po' come va. Questo lo... Ah no, adesso sei partita. Vai, 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 Dai, vai. dai, aspettiamo. No, ma sicuramente si vedrà. Vai, vai, Un vai, numero sei da partita. 1 a 22. 22. Allora, al taglio avevamo l'eremita con le stelle. E abbiamo un eremita di base. Vediamo un pochino che cosa ci dice questa carta. Tu proprio qui ti devi mettere come testimone, vero Frufru? Ti possiamo anche scegliere come testimone, Frufru. È vero, è vero. Anche perché non è chissà quanto grande la Frufru. La Frufru è piccolina. Ma quanto sei bella, Frufru? Ma sei l'amore della mia vita, Frufru. Sei andata nella soffitta, sei tutta sporca. Ricordiamo, dici chi sei prima, Penelo, perché non ci hai ancora detto Io tanto sono bene. Penelope, sono una cartomante, sono una religiosa afro-brasiliana, mi occupo di magia e esoterismo da quando avevo 15 anni. Mi potete contattare su Instagram, sull'account Penelope WENGO e potete contattarmi per qualsiasi tipo di richiesta inerente alle carte o alla magia. E quando mi contatterete, chiaramente ditemi chi siete e cosa volete, perché se mi salutate e basta, io diciamo chiaramente non rispondo. E, Bravo, Penelope. nel senso rispondo quando ci vediamo, quando nei messaggi dovrei rispondere a 300 messaggi. E quindi ragazzi, mi potete anche contattare su Instagram e oltre su Instagram sul numero di telefono 366-440-3600. E che altro volevo dirvi? Che i consulti si svolgono più o meno tra le 14 e le 16 tutti i giorni, tranne il sabato. Bene, bene, brava Penelope. Quindi Stavamo mescolando per capire il fenicottero rosa, anche se è dorato il fenicottero, io lo vedo rosa. Allora, il fenicottero rosa, chi ha scelto il fenicottero? Vediamo, è destinato a stare insieme alla persona a cui ha pensato. Asso di coppe, 9 di coppe, che bellissimo taglio! accidenti. C'è l'eremita al taglio con le stelle. Vediamo il cavaliere di bastoni, il 4 di coppe, il 9 di spade. Allora, giriamoci su già delle altre carte, un numero da 1 a 21. Da 1 a 21, 4. 1, 2, 3 e 4. Caspiterina, tutte carte lentissime, la temperanza, l'eremita, la temperanza sull'eremita, dopo il 9 di spade, c'è cioè il 9 di bastoni, il 7 di denari, il 5 di coppe. Allora, ci sono, c'è una buona e una brutta. Allora, secondo me siete destinati a ritrovarvi, quindi siete destinati ad avere ancora qualcosa che comunque può essere una relazione, un incontro,
una serie di incontri, un fidanzamento, può essere varie cose. Sicuramente è una situazione che vi procura molta, molta soddisfazione, perché c'era un bel taglio, quindi c'era il 9 di coppe con la 6 di coppe, che è sicuramente un inizio di un ritorno, c'è il ritorno di questa persona, è sicuramente un ritorno. Poi come va dopo è secondo me un po' da valutare, perché secondo me purtroppo non è detto che vada bene, perché poi dopo vedo ripresentarsi dei problemi che comunque possono presentarsi nelle coppie, scusate, nelle coppie che poi si conoscono, scusate, si conoscono da tempo. O che un attimo, scusate. Ma si allerga il pelo della pelo, vabbè, per modo di dire, della frufru. No, allora è la frufru, perché avete visto che l'ho palpata, perché la palpo sempre. E questa stronza mi sono resa conto dopo che è andata nella soffitta facendo i suoi giretti e ho toccato la polvere della soffitta che mi dà un fastidio incredibile. Scusate. Allora, mi raccomando, non lo mettere nei video questo starnuto, per piacere. Cioè, non lo metto nei video, lo stiamo registrando, come facciamo? No, perché poi tu fai gli shorts e mi metti nelle posizioni più incredibili. Ah, vabbè, certo, questo sì è vero. Allora, anche se uno vuol fare la persona seria, non ci riesce con te. Allora, diciamo che questa situazione, vi stavo dicendo, innanzitutto, tra tanto tempo vi ritrovate o vi ritroverete, quindi siete destinati nel tempo a ritrovarvi. Ci sono varie possibilità, o vi ritroverete più volte nel tempo, perché c'è l'eremita che è una carta che rappresenta un lungo tempo, o vi ritroverete tra tanto tempo. La cosa buona come notizia è che vi ritroverete, ma la cosa cattiva è che ci sono ben due carte, l'eremita e la temperanza, che ci indicano tempi lunghi. Quindi o significa che vi ritroverete nella stessa modalità nel corso del tempo, oppure significa che vi ritroverete tra tanto tempo. Diciamo che secondo me dipende anche dalla situazione di partenza, nel senso, se avete già un rapporto è più facile che si verifichi la situazione in cui comunque vi ritroverete nel tempo. Se non avete il rapporto con questa persona da 8 anni, è possibile che vi ritroverete quando lui o lei avranno 55 anni almeno, e diciamo che la cosa si ripresenterà tra tanto tempo, quindi quando si sarà magari esaurito il rapporto precedente di uno dei due o di tutti e due. E in ogni caso io vedo un legame forte con questa persona con cui voi volete ritrovarvi, e è un legame forte nel senso che è un legame comunque che emoziona la persona sempre, quindi c'è anche proprio una carta di nostalgia, e quindi la persona sicuramente vorrà ritrovarvi perché gli mancate o le mancate. Quindi secondo me, ragazzi, la stesa è positiva, ma la durata di questo rapporto è molto variabile. Ecco. Quindi siete destinati a stare insieme, nel senso che siete destinati a ritrovarvi, secondo me, nel tempo. Però per quanto tempo è sempre un'incognita. Queste carte mi dicono che comunque poi vi riallontanerete di nuovo. Quindi non so se è una stesa che poi, cioè a volte le carte, anche se noi poniamo una domanda, tipo mettiamo questa domanda proprio, cioè siete destinati a stare insieme, le carte poi vi rispondono semplicemente quello che è. Quindi anche se la domanda iniziale è di un certo tipo, poi nel tempo ci può essere comunque una trasformazione. Ricordiamo che se no non avrebbe un senso fare le carte. Quindi secondo me la stesa è positiva sul ritorno. Poi eventualmente se doveste, facciamo le corna, ritrovarvi e poi lasciarvi, poi le riaggiornate le carte. Non c'è bisogno di stare ad angosciarsi su cosa sarà nel futuro, perché ricordatevi che il futuro lo cambiate sempre voi. A partire da qualsiasi punto potete raggiungere qualsiasi punto del vostro destino, e dipende comunque dall'impegno che ci mettete. Quindi anche Max, quando
vi dice, magari vi dà dei consigli nei suoi video, anche lui, come dire, sempre pensa quanto sforzo ci devi mettere per raggiungere un obiettivo, e quindi mi dà dei consigli, vero Max, anche in base a giustamente, questo. Giustamente, giusto, giusto, brava Penelope. Penelope si soffia il naso, Wengo. È tutta colpa di Frufru. Esatto, gli ha scaricato il telefono, va telefona, sta Frufru, va a telefonare in giro, si collega su internet, va a vedere... Guarda, ma sei stronza forte, mamma, veramente, e poi tu non starnutisci, mannaggia te. Esatto. Allora, io avrei concluso con questa stesa, passiamo alla prossima, va? Sì, dici chi sei, va prima. Sono Penelope, sono una cartomante, sono una religiosa afro-brasiliana. Mi potete contattare su Instagram, sull'account Penelope. Sei una religiosa di religioni afro-brasiliane, se no sembra che tu sia afro-brasiliana. Sono un'esperta di religione afro-brasiliana. No, perché detta come hai detto tu, sembra che tu sia afro-brasiliana, che diciamo potresti anche essere, insomma. Ma allora, se proprio dovessimo essere precisi, il complemento dell'oggetto, cioè sono una religiosa afro-brasiliana, può essere interpretato in due modi. Più sono religiosa afro-brasiliana, sembrerebbe... Sono una religiosa afro-brasiliana, può essere interpretato sia col fatto che sono ambigua, sono stata ambigua, ma non sono stata assolutamente imprecisa, sono stata ambigua. Sembra afro-brasiliana, uno dice questa sarà afro-brasiliana. Sembro afro-brasiliana io. E dove mi vedi africana? Che c'ho di nero? A parte i peli della figa! non sappiamo. Che non sono neri, sono castani, riccioli, con delle striature dorate quando li ho visti crescere da bambina. Poi, diciamo, adesso sono variabili, ecco. Allora, vi stavo dicendo, mi fai sempre confondere in quello che dico. E allora, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo fare un'altra stesa. E poi mi sono interrotta pure mentre dicevo chi ero. Mi chiamo Penelope. Giusto. Sono una... Che schifo! Cosa ho fatto questo? Santa Maria, ma oggi tutte devono succedere! Scusate. Da questo potete aver notato il mio rapporto con gli insetti. Cosa c'è? Un insetto? È entrato dalla finestra un angelo. Ma non lo prende Fufu? No, i miei gatti, no, allora, i miei gatti piacciono molto gli insetti, li mangiano anche, però io l'ho visto volare e essere abbastanza grande e avvicinarsi verso di me, e dunque ho avuto questa reazione un attimino, ecco, violenta, perché dovete sapere che io, tra le fobie che ho, diciamo che questa è una delle poche fobie che ho, è la paura degli insetti. Quindi, mentre si avvicinava a questo insetto alato, abbastanza grande, ecco, mi avete vista saltare dalla sedia. Bene, bene. Dici chi sei? Dalla sedia, dal divano. Dici chi sei? Ho pure le palpitazioni dell'insetto. Io sono Penelope, sono una cartomante, una religiosa afro-brasiliana, quindi sono una religiosa, ma non sono afro-brasiliana. Mi occupo di magia e esoterismo da quando avevo 15 anni e mi potete contattare sull'account Penelope, WENGO, Penelope Wengo, e i consulti si svolgono tra le 14 e le 16 tutti i giorni. E poi, insomma, potete contattarmi anche su numero WhatsApp 366-440-3600. Bene, bene, bravissimi, contattatela, che è molto brava la nostra Penelopina Wengo. È tutta colpa tua, gli starnuti e tutte le altre cose. Allora, vediamo il secondo testimone, che è la Rosa. Vediamo la Rosa, se siete destinati a stare insieme con la Rosa.
Un numero da 1 a 22. Da 1 a 22, 12. Allora, imperatore e giudizio. 1, 2, 3. L'eremita, anche qui, siamo abbonati a questa eremita. Beh, l'eremita è bello, dai, l'eremita. Frurito! Frufru, guarda, ti strozzerei, frufru. Poi qui fanno lavori in continuazione, entra un sacco di polvere quando ho aperta la finestra. Anche perché ora fa ben caldo, ragazzi, qui. Lidgo, e che tempo fa, Max? Ma sì, caldo, ma abbastanza nuvoloso, un po' ventilato, insomma, si respira. Allora, fante di spade, 9 di denari, l'eremita, il cavallo di bastoni, la regina di spade, il 5 di spade. Non siete destinati a stare insieme per un cazzo. Penso che sia una, diciamo, proprio una risposta abbastanza precisa questa, perché questo uomo resterà con questa regina di spade. Quindi non siete destinati a stare insieme, questo uomo starà con un'altra o si fidanzerà con un'altra che probabilmente tradirà, e questo destino di questa persona, di questa donna con cui lui si metterà o lei si metterà, sarà molto infelice, perché sarà una persona che sarà tradita, oppure sarà una persona comunque che starà male con lui o con lei. Quindi vi siete scansati un intrigo veramente spiacevole, quindi lasciate che vada per la sua strada, perché questa persona, secondo me, se ritorna fa solo danni. Potrebbe essere anche che siate voi la persona con cui tradisce questa tizia, ma io vi consiglierei più di mandarlo o mandarla a stendere, perché è una persona che veramente può creare solo disastri. Non siete, secondo me, destinati a stare insieme. Peraltro è un opportunista di merda, è una persona che proprio non va bene e non è umana. Un numero da 1 a 21. Vediamo che altro ci vogliono dire di male le carte. Quattro, su quattro. Da 1 a 21. 4. L'innamorato col 5 di spade, il 5 di bastoni, il 7 di bastoni, il 4 di bastoni. Niente, ragazzi, è una persona che, secondo me, come vi ho già detto, non farà comunque dei passi nei vostri confronti. L'unica cosa che potreste ottenere da questo tizio, da questa tizia, è di tornare ad avere un contatto sessuale con lui. Sempre nell'eventualità che, tra l'altro, le carte iniziano con l'eremita, ma appunto, come vi ho detto, secondo me non c'è da sperare, non è assolutamente nell'uomo né la donna della vostra vita, non c'è. Ah, quindi niente, questa stesa era pessima. La prima invece lasciava intravedere qualcosa forse anche di karmico, perché c'era il ripresentarsi di una occasione più volte, o di un'occasione comunque di valore. Invece questo qui è proprio uno stronzo, una stronza, cioè proprio da lasciar perdere. Io direi che possiamo passare alla stesa successiva. E passiamo alla stesa successiva. Dici chi sei prima, però, Penelope. Io sono Penelope, sono una cartomante, sono un'esoterica, una religiosa che si occupa di religione afro-brasiliana, e mi potete contattare su Instagram sull'account Penelope Wengo, Penelope W-E-N-G-O, e inviatemi pure una richiesta specificando chi siete, cosa cazzo volete, e dopo aver specificato chi siete e cosa volete, io vi risponderò chiaramente e ci metteremo d'accordo eventualmente per le vostre esigenze, per un consulto o altre cose. E quindi contattatemi anche sul numero di telefono 366-440-3600, qualora non vi venisse comodo Instagram.
Bene, bene. Qualora non venisse... Facciamo il nostro fermaglietto di Iemanjà, che lo devo ancora regalare alla mia entità. Ok. Allora, ieri volevo fare un video in cui servivo Molu, però poi alla fine non l'ho fatto. Però appena avrò sistemato un pochino casa, tra qui e lì, vi farò anche delle cose nuove, così vi renderò partecipi del culto. Allora, vediamo un po'. Prova a casa, porti l'entità o l'entità resta? Allora, l'entità mi hanno chiesto di rimanere in questa casa. Io volevo portarle altrove, cioè volevo portarle nell'altra, e addirittura forse volevo dividere gli orisha dall'entità di Kimbanda, però perché mi sarebbe più comodo. Però adesso valuterò e farò anche i buzios, farò le conchiglie sacre per chiedere loro la loro definitiva volontà, qual è. Vediamo un po'. Allora, un numero da 1 a 22. 11. La luna e l'eremita. Oh ragazzi, 3 stese su 3 è venuto fuori l'eremita. L'eremita piace. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. La forza. L'eremita piace. La forza è una delle mie carte preferite. Anche il diavolo mi piace. Anche a me. Teona, vuoi venire qui, mamma? Come stai, amore? Ogni tanto la Teona fa la tosse, cioè, ma si può con questo tempo? Vediamo se sono destinati a stare insieme coloro che hanno scelto il fermaglio. Allora, 3 di spade, 8 di bastoni. Non direi che c'è una bella situazione attualmente riguardo la vostra predestinazione. La forza, il fante di denari, il 5 di denari, l'8 di denari. Allora, secondo me non c'è una situazione di comunione di destino. C'è una situazione, secondo me, di un destino affettivo che riguarda l'amicizia. Quindi siete destinati a diventare, secondo me, amici. Non a sfancularvi malamente, ma a restare comunque in contatto come persone, diciamo, cordiali tra loro. Perché questa non è una stesa di ritorno, nel senso è una stesa di 2 persone che si riavvicinano magari, che rientrano in contatto, che si possono sentire, ma che comunque non sviluppano poi una relazione d'amore. Non è uno sfanculamento come quello di prima. Con l'altra persona, secondo me, la stesa numero 2 era proprio un non vedersi, poi più un perdersi. Invece con questa persona siete destinati comunque a mantenere poi un rapporto normale, a non odiarvi, insomma. Un numero da 1 a 20, 21. 21. Abbiamo la luna. Tra l'altro ci vedo quasi anche una relazione d'aiuto. La luna, l'asso di denari, l'asso di coppe e l'8 di spade. Allora, sulla base di questa stesa, vi posso anche dire una cosa. Questa è una relazione interessata da parte di una delle due parti. Quindi, a fronte di un qualcosa che viene offerto, c'è la possibilità poi di avere uno sviluppo amoroso nel tempo. Quindi è come un ripagarsi, non dico un ti pago in natura, però è una relazione in cui c'è una base di una persona che ci aiuta o di voi che aiutate l'altro. Non è detto dal punto di vista economico, può essere anche da un altro punto di vista che comunque lo aiuta o l'aiuta. E quindi questa persona può, diciamo, poi riavvicinarsi a voi anche dal punto di vista sessuale. Però non ci vedo una relazione comunque di partner fissi, perché c'era comunque di base la luna, quindi la vedo come una relazione nascosta eventualmente,
è una persona che siete destinati comunque ad avere dei contatti con lui o con lei, però secondo me non c'è uno sviluppo di coppia. Secondo me l'unica relazione che poteva essere di coppia era la prima stesa. Queste stese secondo me hanno un valore, diciamo, la seconda no, questa terza ha un valore di possibile riavvicinamento se una delle due parti fa quello che l'altra vuole, cioè quindi se viene offerto un qualcosa in cambio di questo, di questa ricerca d'amore, perché secondo me da parte di una delle due parti c'è più interesse dell'altra a ritrovarsi, cioè anzi avete due tipi di interessi diversi. Quindi comunque diciamo che la stesa indica un ritrovarsi, ma secondo me il rapporto è più, ha più una base di amicizia e di aiuto, di sostegno, che non la base di un rapporto d'amore disinteressato. Che poi quanti rapporti d'amore disinteressati esistano, c'è tutto da dire, eh? Non è che siano così frequenti. Per cui non vi preoccupate, cioè godetevi la vita e vedete un po' voi cosa fare. Poi, ripeto, le situazioni vanno analizzate volta per volta. Eventualmente, se questa persona voi riterrete che la volete ancora nel vostro destino, continuerà ad esserci, altrimenti vi decidete voi se allontanarvene. Però diciamo che le carte vi dicono che secondo il destino questa persona, diciamo, non è una persona che scomparirà dalla vostra vita, è una persona che voi avrete modo di aiutare ancora e di avere anche eventualmente un rapporto clandestino con lui o con lei. Bene, bene, la nostra Penelopina, dici chi sei? Io sono Penelope, sono una cartomante, una religiosa afro-brasiliana e mi occupo di magia e esoterismo da quando avevo 15 anni. Mi potete contattare su Instagram sull'account Penelope WENGO e potete contattarmi anche al numero 366-440-3600. Scrivetemi che cosa vi porta a scrivermi, così io posso rispondervi e poi diciamo ci metteremo d'accordo eventualmente se volete un consulto tra le 14 e le 16 tutti i giorni tranne il sabato. Tranne il sabato, benissimo. E allora direi che possiamo salutare la nostra Penelope, possiamo salutare anche la nostra Frufru. Ciao. Bene, bene. Quindi un saluto. Ciao Penelope, ci vediamo al prossimo video. Ciao Penelope. Ciao.